Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Kuro93. Faccio questo video abbastanza veloce perché volevo avvisarvi che ho avuto vari problemi e questo video sono già fortunato a farlo perché ho ritrovato una mia vecchia webcam. Infatti in questo momento sto registrando con una webcam e non con il mio solito iPhone con cui registro la maggior parte dei miei video. Allora, io solitamente utilizzavo questa colonnina. Allora, guardate qui ragazzi, se mi mette a fuoco, ok, perfetto. Questo è il mio tripiede merdoso. Questa è la barretta dove attaccavo il mio iPhone. Come potete vedere, fate questo movimento e potete prendere il vostro iPhone. Fino adesso mi trovavo abbastanza bene col 5S, però ho avuto vari problemi quando ho dovuto utilizzare il 6. Infatti, il 6 Plus, come potete vedere, è veramente un mattone. Cioè, guardate cazzo ragazzi, guardate quanto la mia mano, questo cellulare è enorme. Però ho avuto un problema con questo cellulare, nel senso che non mi funziona più uno dei microfoni anteriori, della fotocamera anteriore. Quindi quando registro un video si sente un fruscio fastidiosissimo che copre la mia voce. Per questo motivo devo cambiare questo cellulare, quindi domani sicuramente arriva il mio corriere e lo elimino. Cioè mando questo cellulare in assistenza e per un po' verrò rimpiazzato da questa webcam, che alla fine non riprende neanche tanto male, però... diciamo che non so se il mio computer riuscirà a reggere sia l'acquisizione video da parte dell'Aupage sia il filmato della mia webcam. Non lo so ragazzi, è abbastanza tosta perché ci vorrebbe un computer con potenzialità maggiori di questo che ho io, che fino adesso non mi ha mai deluso. Però probabilmente tenere due processi così complicati accesi potrebbe destabilizzarlo. No, e poi l'altra notizia che dovevo darvi importantissima, che se riuscirò a farvi un video in questi giorni, allora guardate. Allora, mi stanno arrivando anche i video, purtroppo era da più di una settimana che non mi collegavo. Come potete vedere, ok, ha messo a fuoco Evolve Big Alpha. Sto scaricando la alpha di questo cazzo di Evolve. Se non se l'avete letto, ma molti avranno la possibilità di farlo, io spero che ce l'abbiate anche voi la possibilità. Proverò questo gioco per voi. Se riuscirò venerdì, questo video sicuramente uscirà giovedì, il venerdì, cioè un giorno dopo, farò questo cazzo di video su Evolve. Non so se fare un commentary o, come vi ho detto, riuscire a fare questa cazzo di videocamera, questa cacchio di ripresa HD con la facecam, questa minchia di webcam, cazzo. E niente, quindi scusatemi ancora per i problemi che ho avuto. Sono stati problemi abbastanza gravi, quindi non sono riuscito a risolverli immediatamente. Mi auguro che questo cazzo di cellulare mi venga riparato il prima possibile. Oh ragazzi, devo dire la verità, è una bestia, è un cellulare veramente fantastico sotto ogni punto di vista. Purtroppo sono lo sfigato di turno che si becca questa minchia di microfono non funziona. Adesso vi faccio sentire, perché ovviamente vi devo far sentire il rumore che fa ovviamente questo cellulare. Vediamo un attimo. Sentite i rumori che fa il microfono. Aspettate, scusate, ve ne faccio sentire un altro giusto per infastidirvi. Sentite questo ragazzi. È una specie di scooterino che sta accelerando. Vabbè, questi sono stati i problemi del mio iPhone. Purtroppo per questo non sono riuscito a registrare questi cazzo di video. Vabbè, niente, quindi vi ho tenuto aggiornati, vi volevo far sapere un po' il tutto, quello che è successo, eccetera. E niente ragazzi, vi aspetto venerdì con questo cazzo di Evolve, sperando che sia un bel gioco, sperando che l'alfa me la faccia pubblicare e non mi dia problemi nel senso del copyright, eccetera, perché se dovesse succedere eliminerò subito il video, altrimenti non vorrei avere problemi di strike e minchiate varie, i blocchi dei contenuti, che poi ovviamente mi levano molti privilegi del cazzo alla fine, se ci pensiamo. Ho privilegi ad esempio di programmare un video, fare diverse altre cose, per creare delle miniature personalizzate che sono veramente importantissime per uno youtuber, soprattutto a questi livelli. Cioè livelli, quando incominci a avere molte persone che ti seguono, giustamente vorresti creare qualcosa di bello, succoso, che sia bello da vedere anche in anteprima, eccetera. Il fatto di doverlo togliere per colpa di magari qualche problema di copyright non mi va a genio. Quindi ragazzi, sono anche raffreddato, lasciamo perdere.
Noi ci vediamo alla prossima, ci vediamo domani venerdì con questo nuovo video, con, anzi con Evolve. E bella raga.